Le associazioni dei disabili non sono soddisfatte del decreto della Regione per i diversamente abili. Al centro delle critiche i troppi enti ai quali rivolgersi per l'assistenza, poiché, secondo il tipo di disabilità, cambia la competenza degli uffici. Ancora in alto mare la definizione della rete ospedaliera, ma la Giunta regionale ha promesso interventi urgenti e definitivi, come spiega in questa intervista l'assessore regionale Ruggero Razza. Si stanno facendo delle iniziative importanti per tutto quello che riguarda la salute dei cittadini, la riorganizzazione delle infrastrutture per noi indispensabile, di qui a pochi giorni la nomina dei nuovi vertici e poi un impegno sempre più intenso per l'organizzazione della rete territoriale. Quando il governo si è insediato avevamo detto che avremmo dedicato la prima porzione del mandato alla riorganizzazione dei servizi ospedalieri e da subito, dalla fine di questo anno e i primi del prossimo anno, alla riorganizzazione dei servizi sociosanitari sul territorio. È quello che si sta facendo. Ho chiesto all'Agenzia Nazionale dei Sistemi Sanitari, che è l'Agenas, di collaborare con la Regione Siciliana per dare corso ad una revisione della rete del territorio. Nella rete del territorio ci sono i servizi per i più deboli e sapete bene, per esempio, sul fronte della disabilità quale impulso ha dato il governo Musumeci alle iniziative che nel passato si erano registrate. Come vede il vostro governo l'affidamento del terzo settore in mano ai privati? Beh, sul terzo settore c'è una riforma importante ed è anche una riforma di settore. A me è capitato tante volte di incontrare i rappresentanti del forum del terzo settore, che considero parte indispensabile di un percorso comune, perché dentro le azioni che sono realizzate dalle associazioni e da tutto il forum del terzo settore c'è larga parte dei servizi dei cittadini. Pochi lo sanno, ma quando si parla di alcune decine di migliaia di cittadini in condizioni di debolezza che vengono assistiti, questo lo si deve anche a circa 12.000 operatori che operano proprio all'interno di organizzazioni del terzo settore. Un ruolo importante, però sempre controllato dallo Stato. Un ruolo accanto alle istituzioni. Il termine controllato può piacere a chi ama l'idea che c'è qualcuno che può sviare rispetto ai propri compiti. Io penso che chi fa impresa sociale, chi opera nel mondo dell'associazionismo, chi opera nel mondo della cooperazione, deve avere accanto le istituzioni e con loro collaborare.